Isola dei Famosi 2018, Bianca Aceh viola le regole, provvedimenti in arrivo. Alta tensione in Honduras, la decisione della cantante dopo un litigio con Elena Morali. Provvedimenti in vista nei confronti di Paola Di Benedetto e Cancelletto Bianca Aceh? La posizione delle due naufraghe è nel mirino degli autori delle Cancelletto Isola dei Famosi dopo la decisione delle due naufraghe di slegarsi contravvenendo alle disposizioni del regolamento. Dopo giorni di difficile convivenza la cantante ha deciso di sciogliere la corda e allontanarsi dopo un acceso confronto con Elena Morali. Quest'ultima è stata chiamata in causa dall'ex Madre Natura e dall'artista per alcune affermazioni fatte nei giorni scorsi. Nel giro di pochi istanti la discussione tra la Aceh e la bergamasca è diventata rovente. Il pomo della discordia sono le nomination con Bianca che ha riferito a Cancelletto Paola Di Benedetto che l'ex pupa voleva nominarla. Ma non sapeva che motivazione dare perché lavoravate insieme. Da parte sua Elena ha accusato la cantante di essere una stratega ed ha ribadito di non aver gradito alcuni suoi comportamenti. Dici che fai la cantante e che noi siamo dei falliti perché si vive solo di soldi. Dici che fai la cantante e che noi siamo dei falliti. L'arista ha ribattuto sarcasticamente di essere ricchissima e si è staccata dalla modella che ha fatto girare la testa a Francesco Monte. Le due concorrenti non avevano gradito fin dall'inizio la punizione che gli era stata riservata dagli autori del reality show. Al termine della quinta puntata Paola è stata legata da Stefano De Martino, video, alla naufraga che aveva nominato, Bianca Aceh. Le due concorrenti hanno provato a superare le frizioni iniziali cercando di sfruttare l'occasione per avvicinarsi e mettere fine ai dissapori. Nonostante il legame forzato i rapporti sono rimasti tesi. Paola Di Benedetto ha sottolineato che la convivenza è stata stressante in quanto non aveva il suo spazio vitale e doveva accompagnarla in bagno 80 volte. Bianca Aceh si slega da Paola Di Benedetto. Dall'altra parte Bianca Aceh ha riferito di essere molto diversa dalla 23enne. È pigrissima e io non riesco a star ferma, magari vorrei guardare il fuoco ma sono costretta a rispettare i suoi tempi. Alla fine le due concorrenti hanno deciso di slegarsi senza l'autorizzazione da parte della produzione. A questo punto non sono da escludere provvedimenti nei confronti delle concorrenti. Per restare aggiornati sulle news dell'Isola dei Famosi cliccare sulla firma dell'autore dell'articolo e digitare il tasto segui.